Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con questo video speciale che se mi seguite più attentamente già sapevate che stava per uscire. Perché qualche settimana fa, proprio prima di Pasqua, avevamo aperto le uova dei gormiti e io purtroppo, ahimè, come sempre mi succede, avevo trovato doppio Lord Tridion e mi mancava appunto Carrion. Io avevo chiesto a voi se anche voi aveste trovato un doppione, potevamo fare a scambio. Sinceramente pensavo che avrei dovuto aspettare almeno Pasqua. Invece uno di voi, Leonardo, che saluto e ringrazio, mi ha scritto immediatamente, ma qualcosa dopo 10 minuti l'uscita del video, e mi ha fatto sapere che era interessato a scambiare con me questo personaggio. Quindi io lo ringrazio tantissimo, ringrazio anche tutti quelli che mi hanno scritto nei giorni seguenti, ai quali purtroppo ho dovuto dire che l'avevo già scambiato e quindi non avevo più un altro Tridion. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Leonardo, e oggi finalmente andremo a completare la collezione appunto con questo bellissimo Lord Carrion. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra alla mia testa vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i video dei gormiti che abbiamo fatto finora. Bene, è tempo di andare ad aprire il nostro Lord Carrion. Allora ragazzi, eccoci qua. Così eravamo rimasti con il nostro Tridion super bellissimo. E oggi arriva finalmente la sorpresa di Leonardo. Sorpresa non troppo, perché sappiamo già che è proprio lui, eccolo qua, il nostro Lord Carrion. Allora, andiamo a vedere. Qui abbiamo il codicino che peraltro vi regalo come ho fatto l'altra volta, quindi se lo volete scansionare con la vostra app lo potete fare. Qui abbiamo gli adesivi, guardate un po', con tutto il popolo del fuoco, anzi del magma adesso, in modalità ultra. E qui abbiamo l'intera collezione formata da solo loro due. Speriamo che magari nei prossimi anni la Kinder possa continuare questa collaborazione con i gormiti e magari farci anche gli altri personaggi. Allora, come abbiamo fatto l'altra volta, mi metto le istruzioni qui, facciamo un po' di spazio e di pulizia. Allora, dobbiamo iniziare con la testa, mettiamo le braccia, quindi braccio destro e sinistro, l'ho messo al contrario, ok. 1 e 2, vediamo un po' se si incastra. Ok, poi andiamo a chiuderlo con la schiena, che è anche munita di questo bellissimo mantello. Ok, dopodiché ci andiamo ad inserire le gambe. Ok, poi la sua arma e ovviamente il suo bellissimo scudo, che come Tridion si va ad agganciare proprio con questi semplici tag. Quindi 1 e 2, eccolo qua ragazzi, molto bello anche lui, il nostro Ultra Lord Carrion. Allora ragazzi, devo confessarvi una cosa. Voi sapete, se mi seguite da un po', tanto vi alzo anche un po' la camera, che io sono un grande appassionato di queste plastiche trasparenti, perché secondo me rendono moltissimo e vanno a simulare poi anche l'effetto poi peculiare del gormita di cui parliamo. Quindi abbiamo visto con i nuovi Alpha l'effetto del cosmo, l'effetto del cristallo, e come potete vedere questo Tridion ha questa plastica che a me francamente piace davvero moltissimo. Il nostro Ultra Lord Carrion, per quanto sia sempre bellissimo ragazzi, non possiamo dire assolutamente di no, però sicuramente risulta un po' più semplice, insomma ha questo effetto secondo me che viene un po' meno. Quindi, devo essere sincero, per questa collezione io preferisco un pochino Lord Tridion, seppur, diciamocelo, sono comunque tutti e due bellissimi. Spero che anche voi siete riusciti a completare questa collezione, l'avete trovati entrambi, mi raccomando fatemi sapere qual è il vostro preferito. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite, e se questo video vi è piaciuto lasciate 2 like, uno come Tridion e uno come il nostro Lord Carrion. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa avete trovato voi nelle vostre uova di Pasqua e se anche voi siete riusciti a completare la collezione. Io ringrazio ancora il gentilissimo Leonardo per aver scambiato con me questo fantastico gormita. Qui da Visio e dalle sorprese delle uova di Pasqua Gormiti 2021 è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!